fascismo, così. Della voce donna. La troveremo nel vocabolario.
che contribuisce a costruire i criteri della rappresentazione. Da una parte che politica, da una parte che conta Androide. Sentite ora. Adesso vediamo anche che nel 18 anni il collegamento con le persone che sono. Io non mi dico oltre, chiedo appunto se ci sono domande, ringraziamenti, domande che vorreste fare, però presente che per noi è stata veramente una lezione in cui abbiamo appreso tanto. Io ringrazio il riferimento alla storia, alla storia della tradizione della lingua italiana, ringrazio il riferimento alle linee guida, chiaramente le indicazioni di Cecilia e dei studenti, che devo dire io ho preso la gente, ho preso la professoressa Volta e incontrando un giorno in cui io scritte, ti devo mandare delle linee guida che sono state redatte dalla professoressa Rossi. A questo punto suggestioni che possono venire dalla platea prima di intervenire alle 11 per passare poi all'altra sezione. Magari la ripeto, la domanda io la ripeto in chi la sento, ma anche la sì, no, volevo sapere nella declinazione di alcune professioni attenzioni e di questa non è in caccia, per dire, nella definire l'avvocatessa lei ha scritto da Firenze sì, all'avvocata, però le volte no, il contrario. Preferibile, però perché ad esempio non so, c'è la soldata e non soldatessa, però c'è l'avvocato e l'avvocatessa, perché in alcuni casi questa non è preferibile. Professore, se può rispondere da qui, grazie. Così sentono, perché è l'unico. No, no, io però. Sì, sì. Oh. Allora. Sì, le rispondo immediatamente. Dunque, alcune di queste forme si sono ormai affermate nella storia. Attenzione, si sono affermate anche con fatica. Facciamo un esempio, quello che lei ha fatto di dottoressa. Deve sapere che nell'Ottocento, nei vari dizionari misogini che le ho nominato prima, c'erano persone che di dottoressa... Dicevano peste e corna, perché era assurdo che una donna fosse una dottoressa, fosse addottorata. Allora, che cosa è successo? Poi però queste forme si sono affermate. Tengo a precisare che dietro avvocatessa, dietro presidentessa, dietro vigilessa, non c'è niente di male. In altri termini, se una mia studentessa all'esame di grammatica italiana mi scrivessero, per dire, vigilessa o presidentessa, io non avrei proprio, non lo considererei assolutamente un errore. Io mi sono limitato a segnalarvi questo fatto che alcuni di questi suffissi sono portatori di velata ironia. Perché alcuni si sono affermati e altri no? Per la storia. Non c'è un motivo particolare. In altri termini, non dobbiamo pensare che sia la lingua ad avere una razionalità interna. La lingua, per quel che riguarda questi aspetti, in particolare gli aspetti lessicali, non ha una razionalità interna. E questo, guardi, se possibile, riguarda ancora di più una lingua come l'italiano, perché è una lingua che veramente sembra il risultato di un incrocio fra nord e sud, est e ovest del mondo, in cui convivono parole, l'eredità latina naturalmente, ma accanto
all'eredità latina ci sono parole greche, ci sono parole turche, ci sono parole arabe, ci sono parole inglesi, francesi. Ci sono le prestiti anche nelle altre lingue, sì, ma è spaventoso, almeno per lo storico della lingua o chi si occupi di lessico, vedere quanto sia stata forte la presenza. Le faccio un esempio che può essere interessante, no? Perché riguarda, prendete certi nomi di cariche o professioni che invece sono femminili, la guardia, la sentinella, eccetera, eccetera. Chi contesta, per esempio, chi contesta l'uso di questi femminili, spesso è portato a dire, ah, allora da adesso io dico il guardio e il sentinello, non c'entra niente. E vi dico perché. Perché queste sono parole di origine germanica che sono entrate con quella forma, già femminili, da quella lingua. Non possiamo cambiare la storia. Quindi questo. Oppure un altro argomento assolutamente privo di qualunque fondamento. I contestatori e le contestatrici dell'uso generalizzato del femminile dei nomi di cariche e professioni dicono, allora io da adesso dico il pediatro insieme a dire la pediatra, dico il dentista insieme a dire la dentista. Non c'entra niente, perché ista è un suffisso ambigenere che l'italiano ha preso dal latino, iatra è un suffisso che ci viene dal greco che vuol dire medico. Quindi il motivo per cui sono successe queste cose è solo la storia. E la storia non sempre è razionale, non sempre è governabile. Prego. Aspetti che... Provo a rispondere per l'unica parte che mi compete, non posso discutere di questioni, come dire, cosa devono fare, cosa deve fare il personale tecnico amministrativo, cosa devono fare i docenti. Sul fatto che ci siano delle docenti e dei docenti che possono pensarla in questo modo, per carità, io vi ho detto come la penso io, precisando che queste sono le mie personali opinioni. Vengo alla questione molto importante dei regolamenti, dei bandi, eccetera, eccetera. Allora, io faccio questa riflessione. Mi rendo conto che... Allora, guardi, faccio questa riflessione raccontandovi un'esperienza. Noi stiamo riscrivendo, per la nuova edizione del vocabolario Treccani, che uscirà alla fine di quest'anno, stiamo riscrivendo letteralmente il vocabolario. E lei non ha idea di quanto sia faticoso e di quanto possa essere pesante anche cercare di fare piazza pulita di tutti gli stereotipi di genere.
Lei pensi, le faccio un esempio, quante volte ci sarà scritto la parola uomini per indicare l'umanità. Con la santa pazienza quell'uomini diventa persone. Con la santa pazienza quell'uomini diventa individui. In tutti i casi in cui è possibile si sdoppia. Dopodiché è possibile che in una parte del documento, anche per ragioni, come dire, di stile, per non appesantire troppo il documento, rimanga il maschile sovraesteso? Insomma, qui non posso entrare nel merito di una scelta amministrativa, però da linguista dico, io apprezzerei moltissimo un documento in cui si è intervenuti 5 volte su 10. Già lo considererei un gran bel risultato. Sa perché lo considererei un gran bel risultato? Perché forse fra 10 anni una nostra studentessa che si è laureata qui all'Università di Siena in giurisprudenza, no? E che voglia fare la notaia, deciderà di chiamarsi notaia perché avrà detto: nella mia università si dice così. Ecco, se riusciamo a ottenere questo risultato, poi se lo si ottiene cambiando tutti i documenti e cambiando tutto nei documenti, tutto nei regolamenti e oppure una parte, io dico che già è un gran bel risultato se si fa una parte del lavoro. Dopodiché, naturalmente, si può sempre migliorare. In altri termini, la metterei così. Più, se posso dire la mia, anche qui la dico, non ho nessun ruolo come funzionario in questa università, la dico da linguista e oltretutto esprimo la mia opinione personale, che non deve essere per forza quello di tutti. Più riuscite a seguire le linee guida, e meglio è. Poi, se in qualche cosa non si seguono, vabbè, però se si seguono 8 volte su 10 è un gran successone. E se posso aggiungere diciamo il pensiero del tavolo quando abbiamo lavorato alle linee guida, era chiaramente quello di immaginare un documento che sarebbe stato soggetto a discussioni, a revisioni, e non è certamente scritto sulla pietra. Devo dire che la lezione di oggi mi conforta moltissimo rispetto a alcune scelte anche che abbiamo fatto. È evidente che i testi dei regolamenti andranno rivisti, è evidente che su questo dovranno lavorare, per quanto riguarda i regolamenti della didattica e dei corsi di studio, i comitati della didattica e quindi anche le colleghe e i colleghi, però penso davvero che, perlomeno per come l'abbiamo percepita noi del tavolo, che siamo state chiamate a fare questo lavoro, in questo caso uso il femminile per un motivo specifico, l'idea è che la volontà dell'Ateneo, di noi come comunità di questo Ateneo, sia quella di andare in questa direzione. Poi, come diceva il professore, riusciremo a cambiarli tutti insieme, questi regolamenti e le nostre forme di comunicazione, o lo faremo un pezzetto per volta? Mi sembrerebbe molto importante cominciare. Considerate che ci sono anche alcune cose sulle quali non riusciremo a incidere, per esempio la pagina online dell'elenco dei docenti UNISI, che ci è fornita come schema dal Cinefa. Io sono Alessandra Viviani, professore ordinario. Tutte le volte che ci clicco sopra mi ci viene un po', cioè mi ci arrabbio un pochino. Siccome lo faccio più volte al giorno, mi ci arrabbio più volte al giorno. Abbiamo segnalato questa cosa al Cinefa, però quello è fuori dalla nostra portata, se non appunto quella di segnalare il problema. Ma tutto quello che è alla nostra portata, piano piano, nessuno si aspetta dalla sera alla mattina, però questo cambiamento secondo me è già in atto in realtà, perché io vedo nelle nostre comunicazioni, nei nostri bandi, questa sempre maggiore attenzione, e penso che ci si possa tranquillamente riuscire. Se ci sono altre domande.
Bene, allora io ringrazierei ancora una volta il professor Tatosa. E direi che possiamo fare 10 minuti di pausa per poi passare alla seconda parte. Silvia, adesso funziona tutto, giusto? Ci sentite bene da questo microfono? Devi aprire il tuo di microfono. Sì, io sento bene. Perfetto. Io vi sento bene. Vedo collegata Natascia, Cristina e Maria Laura, dunque dovremmo anche vederci. Ecco. Tu ci senti, Alessandra? Sì, io vi sento bene. Vi sentiamo bene qui. Perfetto, perfetto. Volevo chiedere una cosa legata allo schermo. Io non vedo le mie tre... cioè adesso vedo Cristina e Natascia ma non Maria Laura, sì, anzi anche Maria Laura. Volevo sapere se poi rimangono inquadrate anche nella modalità qui vedo nove immagini. Nel momento in cui voi comincerete a parlare, io sì? Da qui illuminerò, diciamo, aprirò di più il quadrante della persona che parla, principalmente perfetto. La persona che sta parlando in quel momento e eventualmente le slide che, se ci sono, che vorrete presentare. Io con alcune di voi l'ho già fatto, diciamo, via WhatsApp, via telefono. Sono mortificatissima del problema che abbiamo avuto stamattina, veramente non succede mai. E invece è successo. Colpa nostra che non abbiamo premuto il bottone giusto, insomma, non era un problema, diciamo, legato alla nostra incapacità di digitale, di cui me ne assumo la piena responsabilità, naturalmente. Non c'è problema. Però adesso abbiamo risolto. In ogni caso, stiamo registrando e quindi... Se aveste piacere, poi condivideremo anche la registrazione della lezione del professor Patota. Perfetto, sì, sarebbe utile, Alessandra, grazie. Sì, sì, lo faccio senz'altro. Poi, Ale, volevo chiederti anche una cosa. Io rilancerò l'evento, se sarà possibile. Lo posso fare con un estratto, magari, delle mie ospiti, oppure... come si può fare? Dimmi tu qual è, diciamo così, la policy dell'università in questo caso. No, come preferisci. Io appena ricominciamo dopo la pausa do subito la parola a te. Sì. E a quel punto tu gestisci introducendo le tue ospiti. Sì, il mio breve intervento, poi introduco le mie ospiti. Sì, sì. E Natascia e Maria Laura hanno le slide, Cristina va a braccio, e poi vediamo, insomma, un po' con i tempi come siamo messe. Io mi limito semplicemente, diciamo, qui dal computer a spostare le immagini, poi il resto non intervengo a voce, diciamo, ecco. Tanto noi qui in aula vi sentiamo benissimo. Benissimo, benissimo. Una domanda. Poi io al termine ti ridò la parola, Alessandra. Scusami, Silvia. Al termine ti ridò la parola. Certamente, certamente. Perfetto. Sì. C'era e una magari cosa se vorrei... avete, se è possibile, se c'è la disponibilità eventualmente a rispondere a un paio di domande che dovessero venire qui dall'aula. Benissimo. Che voi non vedete, ma ci sono circa 100 persone, insomma, in aula. Benissimo. Senti, Alessandra, volevo dirti una cosa. Beh, sono contenta innanzitutto del successo. Maria Laura, so che agli esami in università deve tenere la sessione alle 13:30. Io ho la riunione di redazione, sì. Quindi dobbiamo cercare di stare... Certo, però, certo, non ho quello previsto. D'accordo. Sì, sì, sì. Natascia voleva fare una domanda, se non ho visto male. Sì, scusate, una cosa molto pratica, pragmatica. Non ho la condivisione schermo al momento, mi verrà data quando devo condividere
il mio PowerPoint, perché adesso io non lo vedo la modalità di condivisione. Se lei va in fondo allo schermo, dove c'è, diciamo, il pulsante per, ci sono 6 pulsanti, c'è, cioè, quello, sì, del microfono, del video, la manina che si alza, sì, ce, sì, n'è un altro che sembra una cartella di file che dice presenta ora. Esatto, è quella la condivisione, è quella, sì, lei, okay, clicca sopra, okay, presenta ora, e poi clicca di nuovo dicendo condividi schermo intero. Okay. E a quel punto è il suo schermo. Perfetto. Se vuole proviamo in questo momento. Una prova velocemente, sì, guardi, sì, così, certo, una cortesia, che io sono, lei dice che ha qualche difficoltà con l'IT e io sono uguale a lei. Vabbè. Covid nonostante il Covid. Vediamo se... Lo vediamo. Vediamo in questo momento il suo schermo, ora lei deve... deve aprire la presentazione, certo, diciamo. Eccolo, io, perfetto, io si l'ho, vede, aperta, io in questo momento ho la presentazione aperta, lei la vede? E noi la vediamo. Ok, vede solo quella, non vede altro, vero? E vediamo sia lei che parla che, sì, che sia la presentazione condiviso. Ok, perfetto, adesso interrompo e poi, perfetto, ripeto dopo. Magnifico. A questo punto chiedo scusa, potrei provare anch'io, visto, certamente, che siamo in pausa? Okay. Certamente. No, ma a parte questa cosa straordinaria del microfono, di solito problemi non ce n'è. Sì, no, però insomma, visto che stiamo si, sì, vede, sì, adesso il mio schermo, vero? Vediamo il suo schermo. Ok. E questa è la relazione. Perfetto. Poi vabbè, la apro in modalità e adesso si sta aprendo la presentazione, sì? Va bene, grazie. Grazie a lei. Va bene, allora... Adesso fra 5 minuti vado a recuperare le colleghe e i colleghi fuori.
Allora, le persone stanno rientrando in aula, quindi siamo pronte per ricominciare. I 10 minuti hanno sempre la tendenza ad allungarsi leggermente. Sì, no, ma è normale perché siamo tanti e tante. No, cado anch'io nell'errore del maschile plurale sovraesteso. Ma come diceva il professor Patata, uno deve veramente fare uno sforzo mentale per ricordarsi di usare entrambe le forme. Se vi potete riaccomodare, noi staremo per ricominciare. Ci siamo quasi. Allora, cominciamo questa seconda parte della nostra mattinata, che si svolgerà appunto in modalità ibrida, perché il nostro panel di relatrici ci ha raggiunti e raggiunte a distanza, e le ringrazio intanto tutte per la loro disponibilità. Sono tutte professioniste, persone che hanno delle agende molto complesse, e quindi davvero grazie per aver trovato il tempo di essere con noi stamane. E lascio subito la parola a Silvia Camisasca, che è l'ideatrice della seconda parte di questa nostra mattinata. Lascio a lei il compito di presentarsi e presentare le nostre relatrici, e la ringrazio ancora davvero di cuore per la sua presenza. A te, Silvia. Grazie Alessandra, grazie all'Università di Siena che mi ha coinvolto in questa bellissima giornata di formazione, e pur non essendo una specialista del ramo, io semplicemente sono una giornalista, una fisica e giornalista, e ho pensato di coinvolgere nell'oretta che avremo a disposizione, poco più, tre persone, oltre che tre amiche, che ritengo veramente possano dare dei contributi formativi, e visto che siamo all'interno di un percorso di formazione, ho pensato a queste tre straordinarie figure. Dunque, ringrazio veramente la professoressa Alessandra Viviani, tutto il corso di laurea e la facoltà veramente dell'Università di Siena. Dunque, il mio professore di filosofia diceva che il latino è la lingua per parlare con Dio, l'italiano la lingua per parlare con gli angeli, lo spagnolo con gli uomini, il tedesco con i militari, l'inglese con i cavalli, non ne abbiano a male gli anglosassoni presenti, e il francese con le donne. In realtà lui citava una frase attribuita a Federico II, forse a Carlo V. Ciò che conta, io non so se il francese sia la lingua per parlare con le donne, è che il rispetto, sono convinta, sia una lingua universale, forse poco ancora diffusa. Il modo, l'idioma, il lessico con cui si parla delle e con le donne denota il grado, il livello di evoluzione, di progresso di una società. È proprio, secondo me, la spia del punto in cui ci troviamo sul cammino della civilizzazione.
o se vogliamo quanto siamo ancora incivili. E allora sarà interessante in questo spazio poter capire, fare qualche riflessione con esperienze diverse, a che punto siamo, quanta strada abbiamo percorso e quanta ne abbiamo ancora da fare. Tra virgolette, siamo alla preistoria. A dirlo non sono io, è l'attuale ministra dell'Università e della Ricerca Scientifica, Maria Cristina Messa, in riferimento a dei dati che sono stati resi noti da Euromedia Research e dalla direttrice Alessandra Ghisleri, secondo cui il 56% dei nostri connazionali non conosce il significato dell'acronimo STEM, tuttavia il 14% di loro è convinto che le donne e le ragazze siano biologicamente meno portate per le discipline tecnico-scientifiche. Notare l'avverbio biologicamente, che riporta nel momento in cui si parla di diversità a momenti molto tristi della storia, perché ogni volta che compare l'avverbio biologicamente, naturalmente, geneticamente, la diversità è associata alla discriminazione e al pregiudizio. È vero anche che l'ambito che era attenzionato al sondaggio è uno di quelli ad alto tasso di criticità, e ne parleremo proprio con una autorevolissima ospite fra poco, quello delle discipline tecnico-scientifiche, e fortunatamente anche particolarmente monitorato negli ultimi tempi, un po' più che non in passato, proprio per questa fragilità, che tra l'altro si traduce in una fragilità su tutta la società e per l'intero sistema paese, non soltanto per la popolazione femminile. È un vero e proprio freno, ostacolo allo sviluppo sociale, culturale, economico e civile del paese. Tuttavia, è pur sempre vero che siamo alla preistoria, e il dato grave è che questa opinione, questo diffuso sentire, non è limitato ad una componente, ad una comunità, visto che oggi noi parliamo anche di lingua in relazione alla comunità, ma è un po' esteso, spalmato su tutte le componenti sociali. Lo ritroviamo nel mondo della scuola, delle professioni, tra gli scienziati, forse tra i letterati, tra gli artisti nel mondo del cinema, tra gli architetti. E allora, come possiamo impedire che contamini intere messe questa gramigna, contamini intere campi di grano? Ecco, per uscire dallo stadio della preistoria e scrivere una pagina nuova di storia, dobbiamo innanzitutto utilizzare una lingua nuova, una grammatica corretta. E questa non è una forma astrusa, un cavillo. Ennio Flaviano diceva: io credo solo nelle parole. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. La parola è tutto. E io direi che la parola vince, nel senso che è vero che i fatti condizionano la lingua, ma è vero altrettanto che la lingua spinge in una determinata azione, in un determinato verso le azioni. E Ennio Flaviano penso che volesse dire proprio questo, cioè che la lingua ha grandissimo potere e non è forma. Molto spesso, soprattutto di fronte a queste questioni, spesso, le questioni di genere, spesso dimenticando che la discriminazione di genere, la più sistematica e costante che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, dati dell'ONU, non è un cavillo, c'è la teoria ben altrista, c'è ben altro cui pensare che non a soffermarci su queste vicende di lana caprina. L'importante è capirsi. Ecco, non ci capiamo. Così non ci capiamo, perché ciò che non viene nominato non esiste. Ed è un modo per rendere invisibili le persone. Se esistono le architette, le ingegnere, le mediche, è giusto
che vengano riconosciute nella loro identità, perché l'identità viene riconosciuta attraverso come noi chiamiamo le persone. Quindi, per capirsi, è importante utilizzare una grammatica corretta. Quando noi pensiamo alla lingua, in realtà, in questa giornata di formazione, il titolo è "Le parole contano". In realtà comunichiamo non soltanto attraverso le parole, ci sono una serie di codici, di messaggi che ci scambiamo. La lingua è orale, trasmessa via social, radio, televisione, scritta, ma un progetto scientifico può essere esclusivo o inclusivo. Il bando di un concorso lo può essere un'opera di design, lo può essere un edificio, lo può essere... possono essere i criteri di selezione per l'ammissione ad un esame, ad un bando di concorso, per un'assunzione, le norme che consentono l'accesso, ad esempio, ad una gara, ad una competizione sportiva. Può essere inclusivo, discriminatorio nei riguardi delle donne e delle bambine l'esercizio di un diritto, ad esempio all'istruzione. Teniamo presente sempre che, secondo gli ultimi dati ONU, soltanto un club molto ristretto di persone, il 20% della popolazione mondiale, gode di tutti i diritti politici e civili. E l'identikit di questo club ristretto è molto semplice: uomo, quindi maschio, bianco, benestante, nato nella giusta parte del mondo, diciamo l'emisfero nord, grosso modo. Allora, io ritengo questo. Che sia importante aprirsi a più voci, e per questo è il motivo per cui ho voluto scegliere tre persone. Vi dico alcuni motivi per cui ho scelto queste tre grandi professioniste. La prima, perché si tratta di una giornata di formazione, queste persone conoscono molto bene il mondo della formazione, della scuola, perché al di là dei loro campi di azione, in cui hanno ottenuto risultati eccellenti, più che eccellenti, hanno a cuore il problema dell'educazione. Come uscire dalla preistoria ed entrare nella storia? Ecco, la leva che cambia il mondo è l'educazione. E allora eccoci qui con loro tre. Secondariamente sono persone che ho notato, le ho osservate, ho notato che sono delle acute osservatrici della realtà e dei mondi da cui sono circondate, non solo del loro. Noi siamo molto umanocentrici. In realtà, rispetto alla storia dell'umanità, rispetto al numero e alla tipologia, alla biodiversità di cui è popolato il mondo, noi siamo piccola cosa. Dovremmo un po' uscire da questa prospettiva che, nonostante Copernico, ci porta sempre al centro del mondo. Ecco, e qui avremo una professionista che sa guardare al cielo, essendo un ingegnere aerospaziale. Avremo persone che stanno, professionisti che stanno a guardare molto attentamente però anche alla terra, ai microbi, ai virus, che magari hanno qualcosa da insegnarci, o sono gender free, chissà, visto che si parla di un multiverso, può essere che noi siamo in un mondo anche che sia multigenere, e forse bisognerà porsi anche il problema se una rappresentazione binaria del mondo declinata al maschile e al femminile sia sufficiente per descrivere l'intera complessità della natura. E poi avremo anche una professionista che è abituata ad estrarsi un po' dal mondo animato e a porsi nei messaggi, nella prospettiva di un mondo inanimato, che è quello appunto di un'architetta, di una design. E poi casualmente ho anche notato che queste tre grandi professioniste hanno in comune la formazione tecnico-scientifica, che quindi rappresentano la smentita vivente del sondaggio di cui prima. E mi permetto di dire che con me facciamo 4 su 4, quindi facciamo bingo, e siamo un campione, o non siamo rappresentative, può essere, della popolazione, oppure spero possa essere indicativo per tante ragazze che ci stanno seguendo, tante giovani soprattutto. E allora, scusatemi se mi sono dilungata un po', loro hanno messaggi ben più importanti dei miei, ci
accompagneranno in cosmi molto più ampi con le loro esperienze. Allora, io partirei da l'architetta e designer Natasha Van Cleef. Grazie Natasha per essere con noi. Natasha è titolare e fondatrice di NBK Studio Design. È una persona che fin dalla nascita, fin dalla laurea in architettura, dopo l'abilitazione alla professione, ha in tempi non sospetti cominciato a parlare di slow design, con cui si intendeva una particolare attitudine a portare attenzione all'impatto ambientale, che significava poi anche avere un certo rapporto dal punto di vista delle manovalanze, delle tecniche costruttive, delle persone con cui ci si relaziona. E si è tradotto anche in un'attenzione ovviamente a tutta la filiera sociale. I collaboratori e le collaboratrici di Natasha sono persone stabilmente riferite a lei e molto spesso ha consentito anche dei ricongiungimenti familiari con la sua attività. Ha una serie di brevetti e uno di questi, mi piace citarlo, è legato a un tessuto, il Tencel, il più naturale, diciamo, conosciuto sul mercato, normalmente utilizzato in abbinamento al cotone. Tramite la sapienza, il genio di Natasha, lei è riuscita a lavorarlo da solo, quindi superando quelli che sono i limiti strutturali di questa fibra e consentendo, tramite il sapiente uso di tagli, simmetrie, sovrapposizioni, di utilizzarlo appunto come fibra autonoma. E il risparmio energetico e di acqua è enorme rispetto anche al cotone e tutte le altre fibre naturali. È multidisciplinare e cosmopolita nella sua formazione e tra l'altro ha tenuto un bellissimo convegno interessante nel pieno della pandemia, proprio in cui ha messo a sistema tutte le informazioni fino ad allora note nell'ambito del virus e con un confronto con scienziati, studiosi dei vari campi. Fra poco le darò la parola. È con noi poi Cristina Leone. Cristina Leone è presidente del Cluster Tecnologico Nazionale dell'Aerospazio. È stata nominata nel 2021 tra le role model di riferimento a livello nazionale e internazionale, tra le 50 donne che nell'ambito di scienze e tecnologia sono di ispiratrici per tutte le giovani, quindi veramente sarà interessante sentire la sua voce. Cristina è anche responsabile all'interno di Leonardo di tutto quello che è, all'interno della direzione tecnica e innovazione, di tutto quello che è diciamo il programma legato alle esperienze, ai progetti di ricerca finanziati dall'esterno, quindi c'è un alto tasso di competitività nel settore in cui lei opera, quindi molto maschile ovviamente. È entrata giovanissima in Alenia Spazio, occupandosi di ingegneria delle telecomunicazioni, dopo essersi laureata all'Università della Sapienza di Roma in appunto ingegneria dei sistemi radar, elettronica, telerilevamento e sistemi radar nel 95. Grazie infinite Cristina per essere con noi. E infine l'ultimo curriculum, quella di Maria Laura Corrente, microbiologa veterinaria, è dell'Università Aldo Moro di Bari, professoressa associata di malattie infettive degli animali, è coordinatrice del corso di laurea in scienze animali ed è componente del centro interdipartimentale degli studi delle culture di genere ed è appassionata, malata di cinema. E anche attraverso il cinema e l'arte, le pellicole, vengono filtrati messaggi molto importanti. A proposito che la lingua con cui si comunica non è soltanto la parola. Anzi, grandissime trasformazioni sono avvenute proprio sulla scorta di film storici. Uno per tutti, indovina chi viene a cena. Mi piace concludere, visto che il bilancio forse non è stato troppo positivo, per altri bilanci non sono mai indolori, se sono sinceri, con un paio di buone notizie.
La prima è che le cose cambiano, che lo Zingarelli e la Treccani ne prendano atto, le cose cambiano. E la dimostrazione è che la Corte Costituzionale qualche giorno fa ha ricordato il 62esimo anniversario di quella sentenza che ha aperto la porta alle donne. La sentenza 33 del 1960, con cui le donne hanno avuto accesso per la prima volta agli uffici pubblici. Sembra un'eternità. Pensiamo che nel 1960 una donna non poteva partecipare a un concorso in magistratura. Nel 2017 le toghe rosa hanno superato quelle maschili, poco più di 9.000 quelle in Italia, oltre 4.700 quelle femminili. E il presidente della Corte, Giuliano Amato, che non usa mai parole a caso, commentando la sentenza, ha detto: se in questo momento ci fossero più donne in ruoli di leadership, probabilmente non ci sarebbe la guerra. Da notare che ha aggiunto: perché l'idea che un figlio possa morire in guerra è molto più forte negli uomini che nelle donne. Ha parlato di donne, non di madri. E non è stata una svista, non credo, conoscendolo. Ecco, io credo questo, che l'idea di continuità del dopo di me sia molto più forte nelle donne che negli uomini. E se non fosse altro per quello, sarebbe un bene per tutto il mondo se ci fossero più donne al potere, non blindate da figure maschili, non messe sotto tutela. Perché questa è un'altra tendenza che c'è. Ecco, un'ultima cosa. Qualche settimana fa in Somalia è nata la prima redazione totalmente femminile. Se sono riuscite loro, che operano in condizioni probabilmente più difficili delle nostre, qualche passo lo dobbiamo anche qui. Comunicare redazioni al femminile sono molto importanti, perché significa avere una sensibilità, un linguaggio particolare con cui si comunica, e molte bambine, molte ragazze avranno più modo di identificarsi in una voce femminile che parla loro. Questo è molto importante. Non è vero che un uomo può condividere le stesse problematiche, può conoscerle bene, ma proprio per questo io penso che questa sia una rivoluzione da condurre con gli uomini, non contro gli uomini. Non facciamo lo stesso errore che hanno fatto loro per decenni. Questo è il mio ultimo messaggio, a cominciare dalla lingua. Natasha, prego, il titolo dell'intervento di Natasha è l'universalità gender free, dai cacciatori, raccoglitori alle arti applicate, l'esempio di architettura e design. Grazie Natasha. Grazie. Mi sentite? Buongiorno. Ti sentiamo benissimo, prego. Bene, buongiorno a tutti, grazie a voi per questo bell'invito. Diciamo, quando Silvia mi ha chiesto di partecipare a questa bellissima iniziativa, ho immaginato quali potessero essere i ruoli di architettura o del design all'interno di questa, diciamo, finestra di gender sulla storia dell'umanità. Sono partita un po' dall'inizio, cioè proprio dal cacciatori e raccoglitori, perché in realtà, guardando bene quella che è stata l'iconografia che ci è stata proposta fin dall'inizio, diciamo dai primi antropologi a partire dal XX secolo, sono stati proprio... Scusate, io non riesco a vedere la mia presentazione, quindi non riesco a gestirla. Io vedo solo che probabilmente voi la vedete, ma non la riesco a gestire, quindi... Se posso, voi vedete la prima pagina della presentazione in questo momento? No, perché bisogna ricondividere lo schermo, penso. Ah, ok. Quello che avevamo fatto prima. Scusate. Perfetto. Allora, scusate, faccio una
Allora, interrompi condivisione. Ok. Apro. Schermo intero. Sì, sì, sì. Aspettiamo che si carichi. Ecco, adesso vediamo lo schermo. Voi vedete lo schermo, ma non vedete la... No, bisogna... La riapro. Adesso la stiamo... Eccola, vista. Perfetto. Cioè. Perfetto. No. Allora, come dicevo, sono partita un po' dalla storia del, diciamo, dalla storia conosciuta dell'umanità, perché ho voluto vedere se effettivamente ci fosse una questione di genere legata alle arti applicate. Già questa definizione arti applicate possiamo dire che inizialmente era relegata al ruolo di cucito, di tutti i lavori femminili legati, insomma, nella storia del nostro concetto che ci è stato trasmesso, quindi la cucina, la pittura, mentre invece poi abbiamo visto che oggi si parla di arti applicate anche riguardo all'architettura e al design. Quindi quando Silvia dice che in effetti le cose si trasformano, lo stanno facendo sul serio. Quindi se andiamo in effetti a guardare qual è stata la visione predominante che ci è stata trasmessa, è stata quella degli uomini che cacciavano e delle donne che raccoglievano il cibo e custodivano il focolare, anche sia appunto a livello di iconografia, diciamo più a livello universitario, più scientifico, ma anche quindi negli studi di antropologia, ma anche a livello appunto cinematografico e cartoon. Qua ho preso un esempio su tutti. Le ultime però ricerche da parte degli antropologi e le ultime scoperte da parte degli antropologi, una in particolare da parte di Randy Haas, che è l'antropologo dell'Università della California Davis, ha svelato le prove dell'esistenza di antiche donne guerriere che erano dedite addirittura alla caccia grossa. Haas ha ritrovato nelle Ande peruviane alcuni scheletri di donne accanto ad armi e a strumenti da caccia, in particolare lance. Noi dobbiamo pensare che i popoli di cacciatori e raccoglitori, a differenza dei popoli stanziali, dovevano occuparsi del loro sostentamento. Ciascuno individuo, essendo popolazioni che erravano, non erano stanziali, ciascuno individuo doveva essere in grado, perfettamente autonomo, ed essere in grado di, diciamo, quindi provvedere al sostentamento di se stesso e del gruppo di appartenenza. E quindi è probabile che le divisioni dei ruoli fossero molto più, diciamo, democratiche di quelle che poi si sono sviluppate in un secondo tempo. Questo perché possiamo immaginare che magari un uomo magro e con poca muscolatura fosse meno capace di magari cacciare di una donna che invece aveva una muscolatura più possente. Quindi la distinzione era di tipo più funzionale riguardo alla poi effettivamente l'impiego e l'utilizzo, insomma, delle proprie forze per il sostentamento del nucleo. In particolare Haas ha ritrovato circa 430 scheletri fra il Nord e il Sud America, e quindi è sulla base della distinzione fra gli scheletri che è riuscito a dare questa indicazione, quindi di donne guerriere la cui percentuale era fra il 30 e il 50% della popolazione. Quindi una percentuale molto importante rispetto a quello che probabilmente noi abbiamo sempre immaginato. Ma questo quindi non erano donne solo dedicate alla caccia, le donne sono state anche dedicate alla guerra. Immaginiamo queste figure femminili della Honnabu Geisha, che sono donne guerriere giapponesi vissute intorno fra il 1180 e il 1600, e che erano le donne che affiancavano i samurai nell'arte della guerra, venivano quindi istruite alla guerra e alla custodia della casa, del focolare, della famiglia in caso di guerra. Quindi figure molto importanti. Anche questo fa capire quindi che non c'era una distinzione, la distinzione è stata in qualche modo introdotta più tardi, e lo vedremo poi nella prossima slide.
Anche la figura di Artemisia di Alicarnasso è una figura molto importante dal punto di vista di una donna guerriera che ha aiutato il principe, il re il persiano Serse, durante la prima guerra persiana a combattere contro i greci. La sua figura però è sempre stata poco, diciamo, valutata, e questo non è per una sorta di revanchismo delle donne nella storia, ma è per far capire che le donne non erano solo relegate a ruoli, diciamo, cosiddetti femminili, ma in questo caso Artemisia di Alicarnasso addirittura era al comando della Triremi. Erodoto racconta che Serse a un certo punto disse: i miei uomini sembrano donne, le mie donne sembrano uomini, riferendosi proprio ad Artemisia. Quindi lei fu in grado anche di non solo suggerire a Serse le migliori tattiche di guerra, quindi non siamo più a livello di combattimento, siamo a livello di strategia e di tattica per riuscire ad avere la meglio su un'altra popolazione. Quando in effetti andiamo a vedere quali sono i motivi per cui, diciamo, qual è stato il salto che ha permesso agli uomini di passare, diciamo, di garantirsi la possibilità di un'evoluzione tecnica, questo salto è stato possibile grazie al pollice opponibile. E dicendolo con molta sincerità, il pollice opponibile ce l'abbiamo tutti, uomini e donne, quindi circa 2 milioni di anni fa questo salto, diciamo, appunto dal punto di vista dell'organizzazione anche dell'umanità, ha permesso quindi all'umanità stessa, appunto a uomini e a donne, di iniziare a utilizzare gli utensili, cosa che prima non si riusciva a fare fino a che non abbiamo avuto questa capacità di sviluppare il pollice ottenibile. Se pensiamo che il Paleolitico è durato da circa 2 milioni e mezzo di anni fa fino a circa 12.000 fra i 12 e gli 8.000 anni fa, perché quello è il passaggio fra il Paleolitico e il Neolitico, durante quindi il Paleolitico i cacciatori, i popoli di cacciatori e raccoglitori, quindi diciamo erano più paritetici nelle loro funzioni, proprio perché, come vi dicevo prima, c'era questa necessità di sostenersi ogni individuo e ogni gruppo per approvvigionarsi di cibo e attrezzarsi per vivere e per continuare, insomma, nelle attività umane. Nel passaggio dal Neolitico, quindi con l'arrivo della stanzialità e con la creazione dei villaggi, lo sappiamo dagli studi di antropologia, Sapiens diventò quindi stanziale, quindi iniziarono a nascere i primi villaggi, e quindi grazie anche all'avvento dell'agricoltura e all'allevamento degli animali, iniziarono a dividere i ruoli. Questo forse è il passaggio dove, quando prima Silvia diceva siamo nella preistoria, in questa fase vediamo che nella preistoria probabilmente avevamo un'equità di genere invece lasciata al fatto che era proprio funzionale secondo quindi le proprie capacità individuali, e invece qui inizia la distinzione dei ruoli nel senso di lavori diversi. La cosa che mi ha stupito facendo questa ricerca è che, quindi diventando stanziali, comunque in questo racconto sempre dell'umanità, abbiamo sempre immaginato che anche la nascita dell'arte, quindi quando gli uomini si sono fermati da qualche parte, anche in questo caso erano ancora cavernicoli, fossero tendenzialmente i segni che lasciavano sul territorio erano segni di tipo maschile. Invece in un bellissimo, diciamo, in una ricerca fatta nelle pitture rupestri preistoriche delle grotte di Francia, Spagna e in Indonesia, si è scoperto che sono state realizzate per il 3/4 da donne. Questo è abbastanza sorprendente, immaginare di aver attribuito a uomini addirittura mani femminili. Questo
fa capire molto bene che è stato il racconto di quella che è stata l'evoluzione dell'uomo e l'evoluzione dell'arte sempre improntata a un certo modello maschile. Dalle grotte, quindi siamo intorno, scusate, fra i 12 e i 40 mila anni fa, la prima donna riconosciuta nel mondo dell'arte è quella che è stata definita l'architettrice, che è Plautilia Bricci. Siamo nel 1600, intorno al 1655 lei viene iscritta all'Accademia di San Luca. Plautilia Bricci è una donna che è una specie di rarità nella storia, diciamo, dell'architettura, perché è l'unica donna che intorno al 1600 è riconosciuta per essere un'architettrice, ma questo quindi sarebbe un architetto al femminile. La parola architettrice è stata utilizzata da Benedetti, che era il segretario del cardinale Mazzarino, che aveva affidato a lei la costruzione della propria villa. Ma questo è probabilmente grazie al fatto che era stata cresciuta in un ambiente dove il padre, che era amico del cavalier d'Arpino, era stato, diciamo, a contatto con tutta la corte di Anna di Austria, che aveva invece appunto una forte, diciamo, era una stata una donna che ha permesso ha cambiato la cultura dell'epoca, che sicuramente non vedeva, non percepiva nemmeno l'idea che una donna potesse essere avere a che fare con un, diciamo, con un mestiere maschile. Ecco, Natasha, scusami, ti interrompo. Penso che possa essere interessante a questo proposito. Abbiamo visto che da 12.000 a 40.000 anni fa, dalle pitture rupestri della grotta del castillo fino alla Plautilla Bricci, c'è un vuoto nel mondo dell'arte, dell'architettura, soprattutto delle donne. Secondo te perché questa voragine di silenzio? Ma in realtà secondo me non c'è un vuoto, probabilmente c'è un vuoto nel racconto. Nel racconto, esatto, iconografico. Questo volevo proprio sottolineare. Esattamente, è il racconto iconografico che ci è stato trasmesso e che quindi non è riuscito a trovare altre tracce di donne che abbiano potuto firmare o realizzare le proprie opere. Questo è capitato più volte e sono solo gli studi più recenti. Non a caso vi raccontavo di questi scavi di Haas che hanno ritrovato delle guerriere donne, che sono solo del 2018, perché effettivamente è anche grazie alla tecnologia, all'avanzamento tecnologico e agli studi antropologici e archeologici che permettono oggi di datare con precisione e di poter poi sentiremo anche le esperte in campo tecnologico riuscire a testimoniare scientificamente, diciamo, esatto, a tracciare il DNA femminile rispetto a quello che è stato la storia dell'arte. Quindi Plautilia Bricci ha avuto la possibilità, diciamo, più unica che rara, di potersi esprimere. Lei addirittura ha realizzato uno splendido esempio di barocco, che è la cappella di San Luigi, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, accanto alla cappella del Caravaggio, e però è molto meno nota, ed è in realtà chi entra nella chiesa di San Luigi dei Francesi spesso nemmeno va a vedere la cappella di Plautilia Bricci, perché è un racconto, diciamo, un po' di nicchia il suo. Da Plautilia Bricci dobbiamo fare un altro salto quantico praticamente e arrivare alla prima donna laureata nel mondo, che siamo nel 1890. Signe Hornborg si laurea, è una finlandese, erano già stati aperti corsi da qualche anno, pochi anni, alle donne, la possibilità di accedere ai corsi alle facoltà universitarie, però nessuna donna era arrivata in fondo, intanto perché era stato fatto un
diciamo, formalmente era possibile iscriversi, però poi molti, molti corsi non accettavano le donne. Lei, essendo figlia di un vescovo luterano di, diciamo, di visione molto aperta, con una dispensa speciale, quindi la prima laurea femminile nel campo dell'architettura, ha dovuto avere una dispensa speciale, non è stata una laurea, diciamo, di tipo ordinario. Ma una volta laureata, nonostante possiamo vedere esattamente in questa immagine che ha disegnato questa New Wonder House ribattezzata Signelina, quindi disegnata e realizzata da lei, non ha mai potuto firmare i suoi progetti e quindi, diciamo, una volta realizzato che non, lei era laureata ma non poteva firmare i propri progetti, ha dovuto condividere lo studio con questo architetto finlandese, Lars Sonck, che gli ha permesso di, diciamo, espletare la sua attività. Diversamente probabilmente non le sarebbe stato possibile, non potendo firmare i propri progetti. Continuando, diciamo, su questa storia breve sulle pioniere, vediamo quali sono le caratteristiche delle prime pioniere nel mondo dell'architettura. Marion Mahoney Griffin, per esempio, è stata colei la renderista, chiamiamola così, è passata nella storia di Frank Lloyd Wright. Loro hanno avuto lo studio insieme per 15 anni. Come vedete, il render a fianco di Frank Lloyd Wright è stato disegnato da Marion Mahoney Griffin, però lei ha anche realizzato delle architetture, ma in questo è stata, purtroppo, il rapporto con Frank Lloyd Wright da questo punto di vista è stato poco felice, perché dopo 15 anni di render, quindi di architetture, poi effettivamente realizzate da Frank Lloyd Wright sulla base dei suoi disegni, lei, non avendo mai avuto un riconoscimento, quindi come ruolo da architetta, nonostante fosse laureata, è emigrata in Australia, dove ha potuto effettivamente realizzare le sue opere. Quindi è vero che Frank Lloyd Wright ha avuto questa donna all'interno del suo studio, però, diciamo, probabilmente non le ha dato il ruolo che meritava o che lei pensava di meritare. Fra le pioniere, un po' con lo stesso, diciamo, purtroppo approccio, abbiamo Eileen Gray, che insieme alle Corbusier, ecco, questo insieme alle Corbusier di nuovo è un linguaggio che sto usando in maniera un po' sbagliata dal punto di vista del gender. Lei ha progettato la villa E1027, che si chiama E proprio perché è in onore di Eileen Gray. Ma questa villa per molti anni è stata attribuita alle Corbusier e quindi quando lei ha rivendicato la paternità di questa villa, i due hanno avuto dei conflitti e Eileen Gray ha lasciato lo studio. Quindi le prime pioniere, diciamo, che hanno avuto qualche difficoltà ad avere rapporti, diciamo, di tipo paritario con i grandi titolari dei loro studi. E dobbiamo... Una pratica, tra l'altro, scusami Natascia, che nel mondo dell'architettura a volte non solo sopravvive, cioè no. Qualcuno fa i progetti e altri li firmano. Assolutamente. O qualcuna fa i progetti. Dai. succede spesso, sì. Bisogna arrivare in effetti dobbiamo arrivare il primo binomio che possiamo definire democratico, nel senso che di lavori fatti a quattro mani e riconosciuti fatti a quattro mani, è il Café Samt, un side di Mies van der Rohe e di Lili Reich. Indipendentemente dal fatto che loro fossero insieme nella vita, qui in effetti sono le quattro mani si sono fuse per dare sia all'arredamento che all'architettura. Qua siamo in effetti nel periodo dell'espressionismo, che è il periodo in cui si fonde meglio, diciamo, la pittura, l'arredamento insieme all'architettura, perché per una volta, diciamo, l'architettura seguiva anche i dettami della pittura e dell'arredamento, cioè si nasceva insieme, era una progettazione di tipo integrato, cosa che prima invece spesso si faceva la parte architettonica e poi in qualche modo invece si decorava. Questo invece con l'espressionismo è un momento felice in cui le due cose si integrano perfettamente, e infatti il rapporto fra Lili Reich e Mies van der Rohe
è stato un rapporto molto felice da questo punto di vista. Però siamo dovuti arrivare al 1885 e comunque loro erano compagni anche nella vita. Adesso, facendo un piccolo salto diciamo agli anni che vanno dall'inizio del Novecento, quello che mi è interessato andare a vedere è, ho trovato questa figura molto nota che è Charlotte Perrin, che era un architetto donna, che ha collaborato con Le Corbusier, con Pierre Jeanneret, e come vedete hanno diciamo prodotto degli elementi di design in cui io sfido chiunque a capire qual è la mano maschile e qual è la mano femminile. Questi sono quattro oggetti di design, ce n'è uno che è esclusivamente di mano femminile e mi piacerebbe che qualcuno capisse qual è di questi, e credo che non sia possibile definirlo. Poi se volete vi racconto qual è la libreria centrale, e tutti gli altri invece sono elementi di design fatti a quattro mani con gli architetti e i designer uomini. Stessa cosa succede nell'architettura. Noi oggi abbiamo delle architetture conosciute, io qui ho messo apposta nomi un po' a casaccio, nel senso sono grandi nomi dell'architettura che hanno costruito grandi diciamo monumenti o strutture architettoniche molto importanti. Ho volutamente messo i nomi a caso perché l'attribuzione maschile o femminile non credo che sia così, o si conosce diciamo l'architettura di cui si sta parlando, oppure non è possibile trovare un tratto femminile o un tratto maschile in queste architetture. Se poi volete vi leggo la sequenza esatta: il primo in alto a sinistra è il Reichstag di Norman Foster. Il secondo è Zadid, è il padiglione di Dubai dell'Expo 2020. A sinistra, in basso, abbiamo Santiago Calatrava, in mezzo abbiamo Gaia Olenti nel Museo d'Orsay e a destra Cini Boeri. Come vedete, non è possibile definire una mano maschile o femminile, e questo credo che sia la cosa più importante. In qualche modo dimostra che le arti applicate sono gender free, cioè poiché come possiamo vedere anche oggi quando parliamo dei grandi chef che spesso sono uomini o di sarti, quando si tratta di un'operazione che ha a che fare con la creatività e quindi con diciamo la parte più intima, più istintiva, non c'è differenza fra uomo e donna. E questo secondo me è un bellissimo, cioè il fatto che è il designer... È un bellissimo insegnamento, Natascia, dovremmo prendere ispirazione dal mondo. Ecco. Infatti, dunque, come dicevo, quindi le arti applicate sono universali, il linguaggio verbale ha complicato le cose, ma come ci racconta Noah Harari nel suo bellissimo libro Da animali a dei, è proprio il racconto che probabilmente ci distingue dagli esseri e dagli altri esseri esistenti, dagli animali, per cui il racconto, quando si dice che le parole contano, contano moltissimo, proprio perché è il racconto che ci forma. C'è un altro splendido testo che io consiglio di leggere, che è Il benessere della biologia, che è scritto da Lipton, che ci racconta di come il nostro pensiero influenza le nostre cellule, e poiché il nostro pensiero nasce dal racconto, sia che ci viene impartito fin da piccoli, sia che ci circonda, da lì l'importanza del linguaggio quindi è doppia, perché forma anche il nostro benessere. Parlando di linguaggi universali, quindi le arti applicate, l'arte, la musica, la danza, la matematica, l'informatica è un linguaggio universale, e lo è anche il Braille, e su questo io ho fatto un progetto di recente. Mi piacerebbe appunto, Natascia, scusa, ti ho interrotto, sì? Che ne parlassi, perché sì, tra l'altro è particolarmente indicativo, perché dà l'idea di come la discriminazione di genere sia una discriminazione inquadrabile, esattamente come tutte le altre. Chi ha una sensibilità e un'apertura mentale nei riguardi della dimensione di genere
è altrettanto aperta nei riguardi di tutte le diversità, perché non è centrato su di sé. E questa è una dote che Natasha evidentemente ha, perché proprio ha messo a punto un sistema target tattili, un progetto molto bello per la città metropolitana di Milano, in cui si coniugano le sue declinazioni di uguaglianza, equità, giustizia, e lo ha fatto in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, proprio di cui magari ci può accennare, nonostante il ritardo. Giusto. Sì, infatti sto andando un po' di corsa proprio perché... Grazie. No, vi accenno volentieri. Allora, questo progetto targetati l'abbiamo presentato lo scorso 27 aprile a Palazzo Isimbardi, e in realtà nasce proprio da questo, un po' l'idea e il cambio di paradigma. Cosa vuol dire universale? Universale significa accessibile a tutti. Ma l'accessibilità e l'uguaglianza e l'equità hanno, diciamo, valenze diverse. Ha fatto un bellissimo intervento Stefania Varano durante questa giornata dedicata all'inclusività a Palazzo Isimbardi. Ha fatto l'esempio di un muro. Davanti a questo muro c'è un adulto e un bambino. L'adulto vede oltre il muro, il bambino non vede oltre il muro. Poi c'è una seconda immagine dove l'adulto vede oltre il muro, sotto il bambino è stato messo uno sgabello e quindi anche il bambino riesce a vedere oltre il muro, e questo è il termine, questo rappresenta il termine equità. Poi c'è il termine giustizia, c'è una terza immagine dove c'è l'adulto e il bambino, ciascuno dalla propria altezza, e il muro che è diventato di rete, fatto di rete, quello è il concetto di giustizia. Quindi noi che abbiamo sempre immaginato che dovremmo dotare chi è, diciamo, meno fortunato, in qualche modo ha qualche deficit, di dispositivi che dovrebbero permettergli di leggere l'ambiente, io ho immaginato che bisogna in effetti cambiare paradigma, cioè bisogna innestarsi sull'idea della giustizia. Quindi deve essere l'ambiente che si adatta a noi, visto che è previsto che nei prossimi 20 anni ci saranno dei deficit visivi di 2,5 milioni di persone in più solo in Italia, perché questa luce blu degli schermi che noi utilizziamo in continuo va a interferire con quello che si chiama accomodamento visivo, quindi danneggia la vista. Questa previsione di ipovedenti e ciechi deve essere immaginata, bisogna immaginare qualcosa in anticipo per permettere a tutti i ciechi e i ipovedenti di essere sicuri e di viaggiare nelle nostre città. Quindi vedendo che le città sono dotate di palificazione per la segnaletica ogni circa 30-40 metri, ho immaginato di apporre una targa tattile sopra queste palificazioni, in modo che l'ipovedente, il cieco col bastone bianco, trova l'elemento verticale, lo tocca, lì sa che c'è una scritta in braille, e la scritta in braille riporta esattamente il luogo in cui la persona si trova, cioè il nome della via. Questo serve quindi a creare delle mappe cognitive. L'upgrade che ho fatto adesso in ultimo è di aggiungere un piccolo chip in NFC che ti permette, poiché alcuni ipovedenti utilizzano volentieri il cellulare, una volta trovata la targa tattile, io avvicino il cellulare e senza bisogno né di energia, né di wifi, né di nulla, con l'NFC avvicino il cellulare e il cellulare si connette a un sito che mi dà le indicazioni e le informazioni, tutte le informazioni di cui io ho bisogno. Poi questo dipende ovviamente da chi fa il sito, però il sito può essere un sito di informazione, quindi sia per gli ipovedenti e sia per i normovedenti, perché poi è questo l'universalità e il principio di giustizia, è che noi dobbiamo immaginare un mondo che vada bene sia per chi ha deficit e sia per chi non ne ha, per cui più è completo un progetto e insomma è meglio è per il futuro. Grazie Natasha. Grazie infinite Natasha, bellissima esposizione, penso anche molto molto interessante per chi ci sta seguendo. Grazie per il lavoro e la disponibilità. No, grazie a voi. Grazie Natasha, lo sento.
Non so se si sente da questo microfono l'applauso dell'aula, diciamo. Spero di sì. Ecco, spero di sì. Sentito benissimo e cogliamo l'occasione per salutare veramente tutti i presenti, ragazzi e docenti. No, sì, ragazzi qui meno oggi, ma insomma, o le ragazze, sono prevalentemente colleghe e colleghi del personale dell'Università di Siena. E volevo solo ricollegarmi a un paio di cose che ha detto Natascia nella sua relazione. La prima, quella del racconto di come le cose vengono raccontate nella storia, che è molto molto simile a quello di cui ci ha parlato il professor Patota, specificamente in quel caso riferito all'uso della lingua, e l'altra, questa idea della trasformazione delle comunità come strumento per eliminare le discriminazioni, che di nuovo è quello che le nostre linee guida sul linguaggio vorrebbero cercare di fare, cioè contribuire alla lotta agli stereotipi di genere. Quindi grazie davvero molto di nuovo per l'intervento. Perfetto. Vorrei dare la parola adesso a Cristina Leone. Grazie Cristina nuovamente per essere con noi. Dunque, tu hai veramente un'esperienza di pelle su quello che è uno dei settori, degli ambiti identificati al maschile. Le carriere scientifiche sono da sempre terreno degli uomini, a tal punto appunto da non esserne solo associate, ma proprio identificate, con tutto il linguaggio a supporto di questa impostazione. Cosa ci dici? Grazie per essere con noi, Cristina. Grazie a voi e grazie perché mi avete invitato, e a me sempre fa piacere dare testimonianza magari della mia esperienza, no? E metterla a disposizione degli altri. Faremo un po' un dialogo con Silvia, no? Così ci siamo organizzate in modo assolutamente da toccare dei temi differenti. Intanto io mi sono diplomata al liceo classico, quindi il mio background comunque è un background classico, e poi ho scelto di laurearmi in ingegneria elettronica, però nessuno mi chiamava ingegnere nel mio, tanto volevo cominciare così, no? Nel mio lavoro, nel momento che io partecipo a una riunione, tutti i miei colleghi uomini, anche se non sono laureati in ingegneria, ma magari in matematica o in fisica, sono chiamati ingegneri, io sempre dottoressa. E devo dire, solo in un ambiente sono chiamata ingegnere, che è l'ambiente militare, perché loro sono abituati ai gradi e quindi sono abituati a riconoscere esattamente qual è il tuo titolo. Ma in tutti gli altri ambienti, e anche se a volte, anche in maniera scherzosa, lo fai presente, la volta dopo sempre dottoressa ti chiamano, ma è concettuale, non è perché io non voglia essere chiamata dottoressa, ma concettualmente è difficile immaginare che una donna sia laureata in ingegneria. E sebbene le donne siano oggi in maggioranza tra le laureate in Italia, le laureate in discipline scientifiche, no? Quelle che chiamiamo STEM, quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono la minoranza, sono circa il 20%. E dato, per quello che ha detto Silvia prima nell'introduzione, che non è un problema biologico o non è un problema genetico, qual è il problema? Forse il problema è quello del linguaggio. Cioè, noi sappiamo che sono gli stereotipi di tipo familiare, scolastico e della società che non incentivano le ragazze a intraprendere questo tipo di discipline. E anche nel momento in cui le intraprendono, ci sono molti ostacoli e difficoltà per coloro che lo fanno. In primis c'è un ostacolo di tipo di stipendio, c'è quello che si chiama in inglese un gender pay gap, no? A parità di incarico le donne mediamente guadagnano di meno. E poi mancano tutti quei supporti della società
che permettono alle donne di avere un bilanciamento tra la vita privata e la vita lavorativa. Nel momento che la società si attrezzerà per fare in modo che ci siano asili, ci siano supporti per gli anziani, questi sono degli incentivi a fare in modo che la donna possa dedicarsi al suo lavoro giornaliero e a tutta una comunità intorno che la supporta per gli altri incarichi che ora sono ad oggi in carico in prevalenza alle donne. Questo lo dobbiamo dire. E che cosa ci dicono i dati? Il World Economic Forum ci dice che per la parità di genere ci vorranno ancora 257 anni. Ci sembrano un po' troppi, no? Quindi dobbiamo per forza fare qualcosa. Ma ci dice anche qualcosa di più. Ci dice che queste statistiche stanno peggiorando e stiamo arretrando in queste classifiche. Quindi ci vorranno ancora più anni tra qualche anno. E una delle motivazioni per questo è che poche donne intraprendono professioni legate alle materie scientifiche, che sono quelle professioni che permettono di avere dei salari più alti mediamente. E quindi questo divario tra donne e uomini, che è anche un divario economico, si va ad aggravare. Quindi raggiungeremo una parità quando ci sarà anche una parità tra coloro che studiano e si laureano e lavorano nelle materie tecnico-scientifiche 50 e 50. E poi lascerei questa introduzione con un ultimo dato che è molto significativo. Studi McKinsey, quindi di società di consulenza super qualificate, ci dicono che un ambiente lavorativo multidisciplinare in cui uomini e donne lavorano insieme porta più profitto all'impresa, proprio perché punti di vista diversi e si combinano per fare in modo che il risultato finale sia migliore. E questo, devo dire, è un qualcosa che in un ambiente internazionale come quello in cui lavoro io, che è aperto alle differenze culturali e alle diverse diciamo, aree tecnologiche, no? Perché comunque uno, quando sviluppa un progetto spaziale piuttosto che aeronautico, in ogni caso ha necessità di tante discipline diverse. Mettendo insieme le diverse competenze tecnico-scientifiche, ma anche quelle di tipo sociologico, etico e quant'altro, si riesce alla fine ad avere un progetto che è sicuramente molto più competitivo che un progetto che invece viene studiato solo secondo un filo che è multidirezionale. Quindi è un fattore anch'esso economico il valorizzare la presenza delle donne nei team tecnico-scientifici. Cristina, questo dato di fatto, questa realtà si modifica naturalmente a cominciare dall'esempio. Ecco, cosa possiamo fare ovviamente lavorando, guardando soprattutto a proposito di chi viene dopo di noi, le nuove generazioni? Io ho lanciato... Sappiamo che è un tema, so che è un tema che ti sta molto a cuore questo. Assolutamente. Io come presidente del cluster nazionale ho lanciato dei progetti per la scuola di cui mi fa piacere parlarvi e vi dico anche perché l'ho fatto. Gli studi ci dicono che i ragazzi decidono intorno agli 11-12 anni qual è la professione che faranno da grandi e quindi bisogna lavorare sulle nuove generazioni per superare quegli stereotipi di cui parlavamo prima. E quindi con il cluster nazionale abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiama Space Dream. Questa iniziativa è rivolta principalmente ai bambini delle scuole elementari e delle scuole medie, quest'anno l'abbiamo aperta anche alle superiori in realtà, in cui andiamo da un lato a far interessare i ragazzi alle materie scientifiche. La prima edizione era dedicata alla Luna, quindi la Luna come la prossima frontiera dell'umanità, no? Andremo forse nel 2025, nel 2026 sulla Luna. Chi metterà
diciamo, il prossimo piede sulla Luna sarà una donna, perché questo è stato deciso. La missione si chiama Artemis, che è la versione femminile di Apollo, no? Quindi è una missione che comunque vuole anche dimostrare che il mondo scientifico e spaziale si apre alla parità di genere. Quindi abbiamo fatto lavorare i ragazzi su questa tematica, chiedendo di disegnare, rappresentare, anche di fare il telegiornale del prossimo sbarco sulla Luna. Questo è chiaramente supportato da tutto un materiale didattico che spiegava, diciamo, che cosa significa andare sulla Luna, quali sono i materiali che si troveranno sulla Luna, il problema della radiazione e quant'altro. Quindi è stata un'edizione di grandissimo successo, abbiamo raggiunto quasi 20.000 ragazzi. Complimenti. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto in primis che il capo team doveva essere una ragazza, quindi ogni team era guidato da una ragazza, e devo dire che sui ragazzi più giovani non c'è stata nessuna difficoltà, cioè la leadership al femminile era assolutamente una cosa naturale, no? Cose che invece quando poi diventano un po' più grandi cambiano un po' le prospettive. L'altra cosa, abbiamo intervistato tutta una serie di role model che sono coloro che hanno potuto raccontare dal loro punto di vista come vivono le loro carriere spaziali. Quindi abbiamo intervistato la professoressa Amalia Ercoli Finzi, che era stata la prima laureata in ingegneria in Italia, al Politecnico di Milano. E lei è una donna fantastica, cioè al di là che oggi è oltre 80enne, ma ha un'energia superiore alla nostra, lo devo dire, perché così è anche mamma di 5 figli, e quindi si può fare. Lei è stata la mamma della missione Rosetta, che è stata una missione che ha permesso di esplorare una cometa e quindi portare a terra dei risultati scientifici molto importanti. Poi abbiamo avuto un'altra professoressa, Nicole Viola, anche lei è una grande donna, professoressa ordinaria, che ci ha raccontato, lei credo che fosse il Politecnico di Torino, non mi vorrei sbagliare, ci ha raccontato appunto, ha raccontato col linguaggio dei ragazzi che cosa sono le stelle, che cosa sono i pianeti e così via. Ma abbiamo avuto anche manager e ragazze, perché poi non ci sono solo le parti o coloro che sono eccezionali, no? Qua ci sono tante donne che fanno le loro professioni con grande impegno e grande soddisfazione, quindi manager d'azienda, ricercatrice dell'INAF e così via, che hanno raccontato che le ragazze o insomma le donne lavorano in ambito scientifico con grandi soddisfazioni, e che quindi non è una cosa strana, non ci sono solo pochi che lo fanno, ma poi, come diceva Silvia prima, oggi eravamo in quattro, insomma lavoriamo tutti in ambienti tecnico-scientifici e siamo qua. E credo che appunto l'esempio sia un qualcosa che assolutamente permette di avvicinare i ragazzi alle materie scientifiche. Noi sappiamo che statisticamente, se nelle scuole ci sono professoresse donne che insegnano materie scientifiche, le ragazze sono più propense a intraprendere poi percorsi scientifici, no? Quindi il fatto di poter testimoniare, essere presenti con l'esempio, dà sicuramente impulso ad essere, diciamo, a raggiungere una parità. Potrebbe essere curioso, ad esempio, Cristina, magari fare qualche esempio. Penso assolutamente tu sei in grado, anche se non è facile, di quanto il settore, i prodotti nel settore aerospazio riflettano, ad esempio, penso sia curioso per chi ci segue, proprio l'impostazione in linguaggio al maschile. Ecco, ci dai qualche caso? Certo, assolutamente. Abbiamo bisogno di più donne che progettino per un certo numero di ragioni, e faccio degli esempi abbastanza brevi, però sono significativi. Pensate alle cabine di pilotaggio degli aeroplani. Sono state progettate su una dimensione di un uomo medio, quindi che è alto più di 1,70 m e che ha un certo peso. Quindi nel day by day, nel lavoro quotidiano, spesso le donne possono avere difficoltà a raggiungere i comandi di un aeroplano. Quindi
una carriera che potrebbe essere preclusa a delle donne che hanno una statura, ad esempio, più bassa, proprio perché nel momento che sono state progettate non c'era nessuna donna magari nel team di progettazione e quindi non ha potuto esprimere dei requisiti che sono requisiti più femminili. Pensate che, ad esempio, per quanto riguarda le cinture di sicurezza delle automobili, quindi un qualcosa anche più vicino, diciamo, alla vita di tutti, sono state progettate per gli uomini. E quindi quando c'è un incidente, ci sono molti più impatti dal punto di vista della salute per le donne che per gli uomini. Considerate che fino a pochi anni fa i crash test si facevano solo con manichini che rappresentavano un uomo e quindi non con persone più basse. Pensate alle donne incinte, no? Che non, a volte la cintura di sicurezza è un danno, no? Per la donna nel caso di incidente piuttosto che una protezione. Ma ci sono tantissimi esempi, ad esempio i Alexa, no? Coloro che utilizzano, diciamo, questi assistenti. Già il fatto che l'assistente si chiama Alexa con nome di donna è già una discriminazione a priori, ma poi ha più difficoltà. Se fosse stata un capo si sarebbe chiamato Giovanni, probabilmente. Esatto. Questo è classico, sì. E poi ha più difficoltà a riconoscere la voce femminile di quella maschile, perché comunque la macchina, l'apparecchio è stato addestrato da team di uomini e quindi questo è comunque un'altra cosa che limita, diciamo, la parità di genere. A proposito di questo, sì. scusami, ti ho interrotto, concludi pure. No, volevo dire che poi ci sono anche degli aspetti più gravi anche legati alla medicina. Ad esempio, è più difficile riconoscere un attacco di cuore di una donna rispetto magari a un attacco di cuore di un uomo, proprio per il fatto che comunque le statistiche sono basate su sintomi che sono stati studiati più per gli uomini che per le donne. Quindi il fatto di non avere donne nei team scientifici è una grande limitazione nella vita di tutti i giorni, ma anche per aspetti importanti come quelli della salute. Certo. E tra l'altro prima hai toccato, come anche questo, un tasto fondamentale, cioè quello degli algoritmi addestrati da uomini oppure sulle esigenze, sui bisogni degli uomini. E questo può sfociare in tutta una serie di macchine che pensano al maschile e agiscono in base alle richieste degli uomini. Vuoi parlarci un attimo di questo aspetto? Sì, questo è un aspetto molto importante perché noi ci immaginiamo che comunque la tecnologia a tendere aiuterà le donne nel raggiungimento della parità e invece quello che sta emergendo non è proprio così. Noi sappiamo che oggi molte macchine, molti sistemi autonomi lavorano su degli algoritmi. Questi algoritmi sono addestrati con dei dati, no? Per fare in modo che un algoritmo o un robot possa fare una certa operazione o raggiungere un certo risultato è perché ha tutto un background, un'esperienza di dati precedenti che gli permettono poi alla fine di raggiungere un certo compito da fare. Oggi quello che sappiamo è che la maggior parte di questi algoritmi sono addestrati su dei dati che sono polarizzati dal genere. E i primi esperimenti che sono stati fatti per dimostrare questo sono stati fatti ad esempio su sistemi tipo LinkedIn o comunque appunto questi portali che permettono di offrire delle posizioni di lavoro. E si è visto come in automatico la macchina, il sistema, associasse a delle professioni come ricerca di professore universitario piuttosto che ricerca di ingegnere o medico, un CV di tipo maschile e non un CV di una donna, mentre a posti tipo infermiera, assistente, segretaria vengono associati dei CV di donne. E quindi questo crea un'altra grandissima discriminazione di genere, perché addirittura alla società che ha fatto la richiesta per quella posizione non arrivano proprio dei CV di donne, no? Quindi questo, pensate che grande, insomma, danno e impatto può, uh,
può fare solo su una cosa così banale come la ricerca di posti di lavoro. Quindi fin quando non avremo all'interno dei team, e ribadisco questo concetto, delle donne che portano i loro dati, la loro esperienza e fanno in modo che la macchina venga addestrata appositamente, la tecnologia potrebbe creare un ulteriore e maggiore divario di genere, e quindi è molto pericoloso, è un qualcosa che si sta studiando in maniera molto attenta e serviranno dei team etici che andranno a fare delle valutazioni su come poi appunto queste macchine automatiche lavorano e come fare le opportune correzioni. Ti ringrazio tantissimo Cristina, la tua è stata veramente una testimonianza preziosa e spero veramente che prosegua benissimo il tuo lavoro anche con le scuole. Complimenti per quel progetto veramente straordinario. Grazie, grazie. Con le ragazze, anzi con le bambine. Con le bambine. Bellissimo, perché è veramente iniziato in tenera età e questa è una cosa meravigliosa. E dall'idea come i bambini non abbiano pregiudizio se non quando si interviene dall'esterno e allora si comincia a plasmare la materia, purtroppo. Grazie Cristina per grazie a voi con noi, per la disponibilità e il tempo. Ed ora vorrei passare ecco l'applauso, veramente vorrei passare la parola a Maria Laura Corrente. Grazie Maria Laura anche a te per essere con noi, come dicevo, microbiologa, perché ancora non si dice poco mediche veterinaria. Allora magari ci puoi parlare già di questa rivoluzione pacifica, se è stata pacifica, tra appunto donne veterinaria, ci porti in un viaggio all'interno dei microbi e magari per sapere se il microbiota è maschio, femmina o gender free, e poi come i microurbanismi si organizzano tra loro, come si regolano con le questioni di genere, hanno meno pregiudizi di noi, e magari se si ispirano a qualche film. Tu sicuramente aspettiamo poi alla fine un suggerimento. Cristina ce lo ha dato di un libro, quindi a questo punto ce lo darai di un film. E scusa se corro, ma sono causa mia, ritardo massimo. Prego Maria Laura, grazie. Grazie mille Silvia, mi sentite? Assolutamente bene, grazie. Grazie anche a coloro che hanno organizzato questo convegno, che ho seguito nella seconda parte, interessantissimo e trasversale. Condivido il mio schermo, ho una serie di diapositive, ma vi assicuro che andrò veloce, giusto per seguire un po' il filo del discorso. Allora, sì, io sono una microbiologa veterinaria, e come diceva giustamente, vedete? Sì, sì, lo vediamo, sì. Sì, benissimo. Come diceva giustamente Silvia, perché il discorso della medica veterinaria ci sta un po' stretta, capiremo perché. Allora, innanzitutto è interessante notare come i numeri relativi ai medici veterinari sono un po' in controtendenza con le altre discipline scientifiche, e senza che neanche ce ne accorgessimo è venuta quella che abbiamo definito una rivoluzione silenziosa. Siamo partite sicuramente da una professione tipicamente appannaggio maschile, più che altro perché si è sempre identificato un po' il mestiere del veterinario con la forza bruta, la necessità di intervenire in ambienti ostili, alla sopravvivenza, eccetera. Per cui immaginare nell'Ottocento delle donne impaludate in abiti e in corsetti alle prese con gli animali era poco conveniente. Tanto è vero che anche io ci trovo in mente la prima veterinaria che fu in Inghilterra, riuscire a crearsi una. Perché una donna dell'altra profezia, quindi ci stava che scusa Maria Laura, ci sono forse problemi con il microfono? Sì, anche qui in aula si sente un po' a tratti. Maria Laura, scusami, ci sono forse problemi con il microfono? Mi sentite? Proviamo a riprendere, ti sentivamo poco. Proviamo. Non so se. Prego, Maria Laura. Ah, sì, ho avuto un po' un background. Dicevo, in qualche maniera la possibilità di esercitare era considerato davvero scandaloso. Tant'è vero che la signora
poi dottoressa Cast riuscì a esercitare solo all'età di 54 anni, tra l'altro grazie alla guerra, quindi divenne un po' una Florence Nightingale della veterinaria. Poi all'inizio del Novecento pochissime donne veterinarie, anche questo ci sta, fino ad arrivare alla prima laureata in Italia, vedete, una che tra l'altro era un assistente a livello universitario, qui minacciosamente circondata da uomini, forse la proteggevano un po' come cavalieri, ma io questa foto la vedo abbastanza inquietante. Però poi che cosa è successo? È successo che piano piano le donne hanno sfondato. Io ovviamente dal nostro particolare osservatorio, la facoltà e poi dipartimento di medicina veterinaria, ma vi assicuro che sono dati sovrapponibili a livello italiano e addirittura a livello mondiale, nel senso che piano piano le donne sono aumentate e siccome io sono malata di cinema, a un certo punto è avvenuto quello che ho chiamato il sorpasso e gli uomini sono rimasti a guardare, cioè le donne laureate in medicina veterinaria sono diventate di più. Questo è avvenuto già nel 2002 e guarda caso, non vorrei essere provocatorio, però guarda caso il sorpasso è avvenuto quando per l'ingresso a medicina veterinaria è stato introdotto il numero chiuso, quindi l'accesso programmato né più né meno come per la medicina veterinaria. Donne più motivate, donne più attente agli studi, al superamento dei quiz, chi lo sa, però i numeri parlano da soli. Ed effettivamente il trend di aumento delle donne che si laureano in medicina, che si iscrivono a medicina veterinaria e poi si laureano, è in costante aumento. Vedete, i dati sono proprio schiaccianti, quindi ripeto, in assoluta controtendenza con le altre discipline scientifiche. Noi abbiamo ormai quasi solo donne iscritte al nostro corso di laurea in medicina veterinaria e anche a dei corsi gemelli triennali o un corso di laurea magistrale. Questi sono i dati del corso triennale di scienze animali, 76% di donne, 67%, 69%. Per cui, dato positivo, sicuramente il problema qual è? Ovviamente dopo la laurea, per cui se da un punto di vista universitario abbiamo un po' superato la preistoria, quella che giustamente Silvia, mutuando le parole della ministra, citava, dopo la laurea nell'esercizio della professione, non dico che ritorniamo ai tempi della prima donna veterinaria, però comunque c'è quello che è il salary gap. Le donne comunque si iscrivono agli ordini dei medici veterinari perché questo è un requisito necessario per l'esercizio della professione, ma quello che inevitabilmente si crea quasi subito è la disparità di salario, e dietro questo c'è tutto un mondo, c'è il mondo della difficoltà di conciliare con le esigenze familiari, quindi donne che si mettono in part time, scelta di lavori più comodi fra virgolette, quindi dati il tempo limitato non sto lì a soffermarmi, ma potete immaginare, e soprattutto anche una certa diffidenza ancora nei confronti delle donne in determinati mestieri che vengono considerati ancora adesso scomodi, l'ispezione ai macelli, il lavoro con i grossi animali, eccetera. Forse la situazione è migliore a livello universitario, chiaramente qui entro più in qualcosa che conosco. Posso dire che nel mio dipartimento, così come in altri, la situazione è abbastanza bilanciata, anche se comprensibilmente potete immaginare che man mano che si sale nei posti apicali, il rapporto uomini-donne rimane, diciamo, si inverte a favore degli uomini, quindi per esempio più professori ordinari nei corsi di laurea, diciamo che insegnano nei corsi di laurea afferenti alla medicina veterinaria. Voi direte: questo è il passato, i professori ordinari? Sì, teoricamente è il passato, però quando io ho elaborato dei dati per una precedente presentazione ho utilizzato il rapporto, il confronto 2008-2018 generale stratificato per aree scientifiche, rapporto del CUN, e quello che mi ha più preoccupato francamente come docente universitario, quindi quella che lascerà ai giovani, è che sicuramente anche qui c'è stato un sorpasso, ma io l'ho chiamato sorpasso precario, perché le donne sono di più sicuramente nei corsi di laurea, dopo la laurea sono di più se sono assegnisti di ricerca, se sono ricercatori a tempo determinato di tipo A ancora c'è un bilancio, ma la situazione si inverte, e nelle altre diapositive lo si vede meglio, quando ci sono i ricercatori di tipo
A tempo determinato di tipo B. Ora io non so quante persone lo sanno, sicuramente molti, perché comunque siamo di fronte, anche se virtualmente, in un'aula universitaria. Gli RT di B sono in realtà il futuro dell'università da un punto di vista della docenza, perché sono coloro che poi diventeranno gli associati. E quindi qui, senza che le diapositive grafici lo mostrino, si apre uno scenario simile a quello della libera professione. Donne che nel momento in cui devono stabilizzare il proprio precariato devono fare i conti con la rinuncia alla maternità, con la rinuncia a tante cose. E questo avviene in generale, vado diciamo velocemente perché mi preme anche tornare ai miei amati microbi, questo si ripercuote in tutte le aree scientifiche e si ripercuote anche in particolare nell'area 07, quella a cui la veterinaria afferisce. Anche qui sorpasso precario, più donne come assegnisti di ricerca, meno donne come RTDB e poi per quanto riguarda i professori ordinari, qui la rivoluzione più che silenziosa è proprio elefantiaca, procede a passo di elefante, perché nel 2008 i professori ordinari maschi erano di più di 6 volte rispetto alle donne, adesso nel 2018 4 volte. Quindi comunque quella parentesi rosa che gli studenti vivono a livello universitario scozza poi un po' con quello che accade dopo nello svolgimento della professione. E ripeto, se qualcuno poi, io lascerò le diapositive, le hanno già acquisite, se qualcuno vuole dare un'occhiata, si può fare anche un confronto in termini assoluti relativi per quanto riguarda tutte le aree universitarie. Allora, possono le signore laurearsi in medicina veterinaria? Qui finisco brevemente la prima parte. Sicuramente una storia in divenire, perché quegli stessi articolisti che criticavano le donne che esercitavano una professione tipicamente maschile, a un certo punto, bontà loro, hanno detto vabbè, sì, le donne possono fare la veterinaria, però attenzione, fate solo pratica su cani e piccoli animali, perché la pratica in campagna e la pratica sui cavalli sarebbe oltremodo pericolosa. E qui provocatoriamente ho messo una foto di un recente congresso dell'Ordine dei Medici Veterinari Italiani. Vedete un po' il tavolo della gota della medicina equina è ancora tipicamente maschile, quindi la rivoluzione è davvero silenziosa, ma soprattutto procede a passi molto lenti. Questi, diciamo brevemente, i fatti e la storia, ma torniamo alle parole. Le parole possono venire in nostro soccorso. Adesso racconto brevemente perché è difficile dire medica veterinaria, ma non dobbiamo rinunciare alla parola medico. Perché noi veterinari, diciamoci la verità, maschio o femmine che siamo, ci sentiamo sempre un po' i medici di serie B. Questo è l'immaginario collettivo, no? Anche nelle battute, ma da chi sei andato? Da un veterinario. Allora, per acquisire maggiore credibilità, a un certo punto siamo diventati medici, perché effettivamente siamo dei medici, insomma, e questo è vero, esercitiamo la professione su diverse tipologie di animali in diversi contesti. Però se diventiamo un medico veterinario, come facciamo a chiamarci medica veterinaria? Allora, io personalmente a un certo punto il problema non me lo sono posto più, perché mi sono rifugiata nel mondo dei microbi del laboratorio. E microbiologa veterinaria, viva Dio, si può dire senza troppe dissonanze. Però poi a un certo punto sono diventata coordinatrice di corso e vi assicuro che faccio fatica ancora adesso, che sono a fine mandato, e ogni volta devo correggere tutti i documenti che mi vengono abbozzati da altri, oppure nei discorsi, farmi chiamare coordinatrice, nelle locandine, eccetera. Così difficile, lo so, perché pensate che noi siamo 3 donne coordinatrici per 3 corsi di laurea, però non sono convinta al 100% che le altre colleghe si vogliano far chiamare così. E qui entriamo poi nel discorso, ricordiamo la direttrice d'orchestra a Sanremo che ha fatto la polemica perché non voleva farsi chiamare direttrice, eccetera. Non lo so, non entro nel merito. Faccio le tesi e devo puntualmente correggere il relatore e relatrice, a volte anche laureando laureanda, però le rivoluzioni si fanno silenziose a piccoli passi. Io, così come correggo un errore della mia materia, ormai in automatico vado e correggo. Certo è che mi sono rifugiata nel mondo dei microbi perché, per fortuna, come Silvia chiedeva curiosa,
I batteri sono asessuati, sono gender free, si riproducono in maniera asessuata, un po' come il clonaggio, e gli anglosassoni, che sono sempre un po', come dire, hanno il prurito del niente sesso, siamo inglesi, no? Si sono affannati i ricercatori per dire, ma forse anche i batteri in qualche modo fanno sesso, scusate se uso questa terminologia un po' hot, però sono in remoto e quindi l'aula di Siena non mi spaventa. E sono usciti a un certo punto tutta una serie di articoli con questi titoli, Do Bacteria Have Sex? Perché effettivamente anche i batteri, in realtà, oltre che questa riproduzione che mira alla conservazione della cellula madre in due cellule figlie identiche, hanno la possibilità di arricchire il proprio materiale genetico, e quindi la diversità, la biodiversità, mediante trasferimento di DNA. E guardate un po' questa immagine tipicamente fallocentrica, quindi purtroppo anche lì l'antropocentrismo più il proprio il fallocentrismo è venuto in piena regola, di uno dei meccanismi che viene utilizzato dai batteri per scambiarsi il materiale genetico, che è chiamato mediante un ponte proteico che è chiamato sex pilus. E quindi anche qui il famoso gender free dei batteri è stato violato dai batteri, dall'uomo. Però Silvia nella sua introduzione diceva anche la conoscenza della microbiologia dovrebbe aiutarci a ridimensionare il nostro antropocentrismo. Assolutamente vero, perché gli studi sui batteri, non solo quelli cattivi, quelli che provocano le malattie, quindi pandemie passate, presenti e future, future si spera un po' meno, i batteri sono anche buoni, sono utili, anzi noi siamo fatti di cellule batteriche. Io sono batteriologa, però ci sono anche in piccola parte anche virus e funghi, soprattutto batteri. Questi batteri vivono in simbiosi con il nostro organismo, anzi sono importanti nella coevoluzione, si sono coevoluti con noi e sono tanti. Tenete presente che il rapporto in termini di gemmi fra uomo e microbioma è di 20 a 100.000. Parafrasando la famosa frase, l'uomo non è ciò che mangia, ma l'uomo è ciò che mangiano i propri batteri, perché i metaboliti elaborati dai batteri sono per noi importantissimi. Questo l'ha detto Lederberg, che è un microbiologo premio Nobel, che ha fatto degli studi importantissimi sulla microbiologia, ma lo diceva in maniera strabiliante già nel XVII secolo uno dei padri della microbiologia, nome impronunciabile perché è un nome olandese, quindi non riesco mai a pronunciarlo bene. Comunque questo signore era un commerciante che studiava i batteri, quindi in maniera assolutamente ad autodidatta ha fatto delle osservazioni importantissime, nonché il primo modello di microscopio. Allora, i batteri sono gender free, che ne dicano che vogliano attribuire questi meccanismi che, diciamo, nulla hanno a che fare col sesso, però se dovessimo dire se il microbioma ha un sesso, probabilmente dovremmo concludere che prevalentemente è donna, innanzitutto in termini quantitativi. Questo non ci sorprende perché il bambino è sterile, il primo contatto con la madre è determinante nel dargli il suo imprinting microbiologico. I fautori del parto naturale non sono ovviamente dei maniaci, ma ribadiscono una cosa importante della natura e anche da un punto di vista microbiologico. Nel parto cesareo comunque c'è l'arricchimento dopo il parto da altri distretti. Sicuramente il microbioma si diversifica con l'allattamento e con le cure parentali. L'uomo in congedo potrebbe contribuire in maniera più significativa anche al microbioma del pargolo, e si diversifica con la dieta solida, ma sicuramente la maggior parte dei batteri vengono ereditati dalla madre. In età adulta, oltretutto, si stabiliscono delle ulteriori differenze e il microbioma è donna, ma la donna ha più microbioma. Guardate, questo è un valore desunto da un lavoro in cui è indicato che le donne hanno più batteri rispetto agli uomini. O si potrebbe fare una battutaccia, dire allora abbiamo meno geni umani, non la vedrei proprio così, perché se identifichiamo il microbioma con la biodiversità, questa sicuramente è un arricchimento. Infatti
Precedentemente avevo mostrato questa schermata, il mito della superiorità delle donne nel linguaggio, un dato di fatto anche questo, io non sono madre, ma immagino che coloro che hanno avuto questa esperienza sanno che in generale le bambine parlano prima e con più proprietà di linguaggio. Un lavoro interessante che ho trovato è che questo sviluppo precoce del linguaggio più perfetto nelle bambine è legato al microbioma, in particolare a un genere batterico, Bacteroides, che sarebbe in grado di metabolizzare, siamo quello che, che i nostri batteri mangiano, e di metabolizzare e produrre sfingolipidi che sono importanti per la corteccia cerebrale. Ci sono tantissimi studi, perché questo è il momento del microbioma, anche troppo, se vogliamo, viene associato a malattie, a disfunzioni, eccetera. Un lavoro carino che ho trovato, così lo mostro giusto per sorridere un po', un tema a cui forse noi femminucce siamo un po' più sensibili, il fatto di essere un po' in sovrappeso, ci avviciniamo all'estate, e, però questi lavori non hanno dato dei risultati definitivi, quindi non è detto che le differenze di sesso che si hanno nel microbioma siano legate a un maggiore accumulo di grasso. Ora, sono andata veloce dato il tempo, che grazie. Cosa noi facciamo a Bari? Sì, io sono microbiologo e mi occupo di batteri, in particolare di antibiotico resistenza. Devo dire che noi microbiologi cerchiamo di fare il possibile, perché ci sono i pessimisti che dicono che la prossima pandemia sarà da batteri antibiotico resistenti. Facciamo in modo di no, ma questo è tutto un altro discorso. Però ho anche il piacere di partecipare, come mi accennava Silvia, al Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere. E per me questa è un'ottima occasione di confronto e di arricchimento per quanto riguarda l'educazione. Il nostro rettore, il magnifico Stefano Bronzini, provocatoriamente, quando ha iniziato il suo mandato, ha parlato di contaminazioni. Per una microbiologa questo è ovviamente un orrore, l'idea della contaminazione. Poi è scoppiata la pandemia, pensate un po'. Però la sua provocazione era ottima, perché questi centri, in particolare questo, hanno la capacità di mettere a confronto competenze diverse, metodi di pensare diversi. Io stessa all'inizio, un po' pragmatica, perché in ambito scientifico facevo fatica a capire l'importanza delle parole, penso più ai fatti, però capisco anche che le parole sono collegate ai fatti e quindi comunque vanno portate avanti. Questo centro, vi invito a visitare il sito se avete voglia, si occupa di tante iniziative, sia formali che sostanziali, ovviamente. Ripeto, siamo tanti, stiamo crescendo sempre di più, adesso noi di veterinaria siamo tre. Stranamente ancora non hanno aderito i colleghi e le colleghe del Dipartimento di Medicina, e questo è un grosso gap. Qualche relatrice prima accennava alla medicina di genere, ma noi insistiamo, è gutta cavat lapidem, sicuramente riusciremo a contaminare anche lì. A proposito di contaminazioni, abbiamo messo in piedi un progetto Horizon Europe Seeds, appunto, che si avvale di diverse aree scientifiche, il ruolo dell'università nelle politiche di inclusione delle differenze di genere. Ed effettivamente, per ritornare al discorso iniziale, partendo dal presupposto che il problema delle donne mediche, fra virgolette, veterinarie, non è nell'università ma è dopo, quindi tutto sommato il mondo universitario è una bambagia in cui queste donne possono tranquillamente cullarsi, dopo nascono i problemi, questo progetto da parte nostra è stato incentrato proprio su questo, sulla necessità di capire quali sono i punti deboli, come noi possiamo rafforzare, costituire il cosiddetto empowerment delle studentesse per affrontare meglio il futuro. O per esempio capire perché le studentesse si dedicano più a determinati ambiti della professione femminili, fra virgolette, che quindi promuovono più l'accudimento. Questo è un fenomeno che anche questo a livello mondiale si è verificato. Più donne nelle facoltà di medicina veterinaria, più dedizione verso i piccoli animali, verso la cura, piuttosto che professioni tipicamente maschili come la zootecnia o, come dicevo prima, l'ispezione nei macelli. Perché no? Le donne lo possono fare, possono portare la loro valenza. Io stessa, rivedendo le diapositive di questo per questo convegno, ho visto che la locandina che avevo preparato per l'evento dell'anno scorso
mostrava due ragazze, due bellissime studentesse che hanno prestato il loro volto, con degli animali in braccio, un agnellino e una scimmia, in una posa tipicamente femminile che richiamava la maternità, e istintivamente io inconsciamente ho fatto questo. Probabilmente bisogna allargare lo scenario, capire quali sono i punti deboli e anche ad arrivare a argomenti più tosti, perché considerate che, e questo è gender free, il tasso di suicidi di coloro che esercitano la professione veterinaria è molto elevato, perché ci sono delle problematiche serie legate a questa professione. Ci proponiamo quindi con questo progetto, attraverso delle indagini, dei questionari, di capire quali possono essere i punti critici, insieme agli studenti, elaborare una sorta di manuale delle per rinforzare un po' l'ipotesi. Ho concluso, Silvia, e le parole contano, come diceva Nanni Moretti in un suo film, le parole sono molto importanti, però, ripeto, a livello scientifico io le collegherei sempre ai fatti e ai numeri. Grazie. Grazie a te, Maria Laura, veramente è stato un contributo interessantissimo, e se vuoi consigliarci un film, a questo punto l'avevo promesso. Beh, sicuramente rivedere Nanni Moretti, che ha sempre degli spunti. Assolutamente. Quindi Nanni Moretti, con Cristina abbiamo fatto una lettura, e con Natasha, per chiudere, mi piacerebbe a questo punto che ci consigliassi una mostra o un libro di arte, ma io direi una mostra. In realtà adesso mi è venuto in mente un film veramente bello che si chiama Big Eyes, a proposito di donne che nella storia dell'arte si sono dovute nascondere dietro il marito, e che alla fine ha fatto, in realtà, non voglio dire la fine del film, in effetti è un errore, quindi è un film da vedere per questa discriminazione di genere. Per quanto riguarda delle mostre, in particolare sul gender free, mi chiedevi, Silvia? Sì, o in generale? Mostre gender free non me ne vengono in mente, questo è un problema. È un problema anche questo. È un problema. Il fatto che non le abbiano pensate, evidentemente no. Non sono in circolazione, non ne abbiano parlato. No, effettivamente però, un tema. Sul tema dell'inclusione, per ritornare a quello che dicevo prima, i famosi chip parlanti o le targhe in braille ci sono nei musei, e per ritornare al discorso di prima, però al museo bisogna arrivarci, quindi esatto. Fare anche di questo un'elite per chi viene accompagnato in macchina, di nuovo, non va bene, era un po' quello il senso. Sì. Grazie, io ringrazio infinitamente Natasha Van Cleef, ringrazio infinitamente Cristina Leone, ringrazio infinitamente Maria Laura Corrente, e ovviamente vi restituisco la parola, grazie per averci seguito. E grazie Alessandra per averci dato questo spazio, e buona giornata a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie mille anche a voi, a Silvia per aver organizzato questo panel, alle tre relatrici per aver partecipato e per averci ricordato di come in tante discipline diverse il problema degli stereotipi, della discriminazione, si continua a porre, di come nominare le cose con il loro nome sempre aiuta. È molto bello il progetto di cui ci parlava Cristina. Le nostre studentesse, i nostri studenti sono un po' grandicellini, hanno già preso la decisione, e in effetti i numeri di cui ci parlava Maria Laura li vediamo anche nel nostro bilancio di genere all'università, sia per quanto riguarda le carriere, diciamo, universitarie, sia per quanto riguarda coloro che si iscrivono ai vari corsi di studio. Quindi, come dire, c'è un po' un limite a quello che l'università può fare una volta che le studentesse e gli studenti si sono iscritti, ormai hanno scelto. Però certo si possono invece formare a riconoscere, a diventare consapevoli dell'esistenza degli stereotipi e di come ci si può lavorare sopra. E noi pensiamo che le linee guida sul linguaggio, come diceva prima il professor Patota, possano anche
in qualche modo guidare nella loro consapevolezza, nelle loro scelte, le studentesse e gli studenti dell'università. Grazie davvero per aver partecipato, speriamo di avere presto altre occasioni. Mi scuso per il fatto che siamo andati lunghi rispetto agli orari che avevamo concordato insieme a voi, e mi scuso di nuovo per il problema che abbiamo avuto stamani con il microfono, e vi auguro davvero una buona giornata. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Per quanto ci riguarda, siccome appunto siamo andate lunghe, non abbiamo fatto la seconda pausa, temo che il laboratorio che avevamo in mente di realizzare non ci sarà modo di realizzarlo, sicuramente non c'è modo di realizzarlo perché è lunedì 10, e ci prendiamo l'impegno di rifarlo e di dedicare magari un momento più breve, ma per lavorare proprio insieme, fattivamente in gruppo su questi temi. Io insieme alle colleghe del tavolo, Alessandra Romano, Cristina Rubegni, Maria Dolores Santos, Katia Di Rienzo e Ilenia Costa, vi ringraziamo molto per aver scelto di partecipare a questa mattinata di formazione. Spero che abbiate ricevuto degli spunti di riflessione. Il tavolo ha un indirizzo di posta elettronica, quindi ci farebbe molto piacere ricevere le vostre considerazioni di qualunque natura esse siano, e speriamo di avere presto una nuova occasione per condividere insieme questo cammino. Grazie e buona giornata a tutti.